buona giornata. Allora, in tanti mi avete chiesto come scegliere i gommini per lo skate e ve lo faccio vedere. Allora, per esempio adesso iniziamo con i gommini di Independent. Perché quelli di Indy? Perché sono gommini universali, vanno bene per ogni tipo di track e sono quelli più semplici da provare. Ci sono varie durezze, dal 78 al 96, poi andremo a vedere che cosa servono e vi faremo vedere anche come montare i gommini di Indy su altri track, Thunder o Venture. Ok raga, allora, quali sono i gommini che compongono il track? Abbiamo praticamente il gommino superiore, che è questo qua più piccolino, il gommino inferiore, che può essere cilindrico, conico, e poi vediamo le differenze. Poi avete il pivot, che è questa parte nera, dove praticamente il perno del track entra e tiene fermo il pezzo completo, l'hanger, che è questa parte qua a forma di T. Vediamo adesso come smontarli. Per smontare i track la cosa migliore è usare una skate tool. La trovate nelle descrizioni del video, vedete tutti i modelli che abbiamo sul sito. Se no potete usare una chiave del 14. Allora, che cosa fate? Prendete il track, svitate il bullone qua così, poi cominciate a togliere la rondellina, questa, che è quella piccolina. Con un po' di forza vi viene fuori il gommino superiore, poi avete il gommino inferiore e la rondella inferiore. Ok, adesso andiamo a rimontare i gommini. Mi raccomando, la cosa da fare correttamente è la sequenza, perché se mi sbagliate a montare i gommini o le rondelle, il track non gira più. Allora, prendiamo la rondella, il gommino, mettiamo il track nel pivot, il pivot ragazzi è questo qua nero, qua così, il gommino superiore, la rondella superiore e andiamo a stringere. E il track è pronto. Allora, quanto devi stringere? Dovete stringere quanto, che il track si muove, dovete stringere quanto vi sembra che debba sterzare, io vi direi non tanti giri. E adesso andiamo a vedere praticamente tutti i tipi di gommini che esistono e vi spiego le differenze tra quelli morbidi e quelli rigidi. Ok raga, allora i gommini di Indy, come vi dicevo, arrivano in 6 differenti durezze. Poi spieghiamo nello specifico, vediamo nello specifico che cosa servono. E ogni confezione comprende tutto quello che vi serve per montare due track. Quindi praticamente avete 4 gommini e 4 rondelle. Allora, vediamo adesso i gommini soft a cosa servono. Ok, allora, i gommini soft sono il bianco 78 e il rosso 88. Servono se vi piace una skateata molto molto morbida e sono particolarmente indicati per lo street. Quindi è un gommino che non dovete stringere tanto ed è un gommino che vi fa fare delle sterzate veramente veramente morbide. Poi ci sono i gommini medi, il 90 e il 92. Il 90 arancio è quello che trovate sugli indie appena li comprate. Sono gommini all round, sono gommini che vanno bene per qualunque tipo di skateata, park, street, transizioni, ed è quello che normalmente consiglio a chi deve cambiare i gommini. Gli ultimi due sono i gommini hard e super hard, 94 e 96. Questi servono a chi vuole praticamente skateare in verte, ha bisogno di una tavola veramente veramente stabile. Un consiglio: allora, se siete ciccioni perché vi siete mangiati troppi cheeseburger, che cosa vi conviene fare? Non dovete usare dei gommini troppo morbidi, altrimenti li spaccate. Comprate dei gommini rigidi, li montate e col vostro peso fidatevi che vanno più che bene. Allora, poi esistono anche i gommini cilindrici, che sono queste a forma di cilindro ovviamente, e i conici. E in tanti mi chiedono, cazzo allora, ma che differenza c'è, ma cosa scelgo? Ve lo spiego, è veramente una cagata. Allora, il gommino cilindrico, che è quello che viene montato su tutti i track appena li comprate, è il gommino classico, è un gommino molto stabile e va bene per qualunque tipo di skateboarding. Il gommino conico invece, che è questo cono ribaltato, serve per darvi una sterzata maggiore perché la superficie di contatto è minore e quindi il track fa perno su questo cono e gira molto di più. Allora, qua vedete un indy con un gommino cilindrico e un indy con un gommino conico già montato. Quando li smontate vi dovete ricordare ovviamente di montarli correttamente, altrimenti il track non gira un cazzo. Allora, il gommino cilindrico è così e lo vedete, il gommino conico invece ricordatevi che va sempre montato verso il basso, la parte superiore invece è uguale per tutti. E poi raga, un'altra cosa,
In tanti mi chiedete, cazzo, ma io ho dei Thunder, ho dei Venture, ma i gommini... Raga, Independent fa dei gommini che sono universali, praticamente vanno bene con tutti i track. Vi do anche un segreto, la ditta che produce Independent, Thunder e Venture fino a poco tempo fa era la stessa, quindi producevano nella stessa fonderia gli stessi componenti. Adesso è cambiato qualcosa perché qualche modello viene fatto in Cina, ma sostanzialmente è ancora la stessa roba. Qua vi faccio vedere nello specifico un paio di Thunder Team con gommini cilindrici di Independent e dei Venture con dei gommini conici sempre di Independent. Abbiamo utilizzato le rondelle di Indy, che sono quelle che ci sono nella confezione, la rondella inferiore e superiore, abbiamo messo un dado nuovo. Potete utilizzare le vecchie rondelle, potete buttare nel cesso e utilizzare quelle nuove, comunque i track vanno bene anche così, li potete mettere quello che volete di Indy, ok? Ok raga, tutto quello che avete visto lo trovate disponibile sul sito, nel video avete le descrizioni, vi portano direttamente alle varie pagine, per qualunque domanda contattatemi, avete tutti i contatti sempre nelle descrizioni, mi chiedete qualunque cosa, vi rispondo, bella!